Quante volte ci diciamo oggi non ci sto con la testa, ah, non riesco proprio a concentrarmi, guarda. Forse qualcuno avrebbe bisogno di meditare. Parliamone. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. Ed eccoci qui come ogni settimana ad un nuovo episodio di Parola di Life Coach. Di che cosa vi parlo oggi? Di meditazione. Questo episodio è dedicato non solo a quelli che fanno meditazione abitualmente e che quindi conoscono già i benefici e le difficoltà di questa pratica, ma soprattutto agli scettici o a quelli che non ci hanno mai provato fino in fondo. Magari hanno fatto dei tentativi, a volte si sono messi lì a meditare, hanno fatto un piccolo corso e poi hanno abbandonato. Ma prima lasciate che vi ricordi che in descrizione trovate un link che vi porta ad un mio audiocorso gratuito sulla self-confidence. Molti di voi lo stanno facendo, qualcuno mi ha scritto, ho avuto degli ottimi feedback. Il corso sta andando molto bene e sono felice che sia uno strumento utile che vi può davvero aiutare tanto e che vi dà anche un assaggio di life coaching. Quindi provatelo, non vi costa nulla. Provate ad ascoltare gli audio e a fare gli esercizi, a seguire i suggerimenti che vi sono descritti e poi mi direte come va. Visitate il mio sito internet se poi volete entrare in contatto con me, ma entriamo subito nell'argomento meditazione. Quali sono le difficoltà? Sono fondamentalmente dei pensieri limitanti rispetto alla pratica della meditazione. E ne vediamo quattro insieme, che sono quelli un po' più comuni, quelli che ho raccolto negli anni facendo coaching, esercizi, facendo teatro, perché sapete la meditazione è anche molto utile al teatro, e l'atto stesso di recitare è meditativo. Parlerò di questo alla fine perché sono convinto che in alcune cose che fai tu pratichi già la meditazione senza saperlo. A fine episodio vedremo alcuni di questi casi. Qual è uno dei primi pensieri che sorge quando qualcuno pensa di poter o voler meditare? Ti dice: sono troppo occupato. Sono troppo occupato, non ho tempo, non posso dedicarmi a questa cosa. Ecco, la meditazione serve proprio alla gestione dello stress. Serve proprio a eliminare il livello di stress, ad abbassarlo, a ridurlo al massimo. Quindi, se sei troppo occupato, è probabile che tu sia sotto stress. Se hai troppe cose da fare, se sei una mamma che deve lavorare, badare ai figli, portare avanti la casa, magari una mamma single, il livello di stress è molto alto. Meditare ti aiuterebbe tantissimo ad abbassare il tuo livello di stress. Quindi vedete come il pensiero sono troppo occupato, non medito, è un pensiero limitante. È un po' come dire non mangio perché ho troppa fame. Sono due pensieri completamente in contrasto. Vediamo il pensiero numero due. Sono di fronte a una decisione importante, in questo momento ho altro a cui pensare. La meditazione serve proprio a scegliere meglio. Cioè, quando ti si propongono delle cose o quando sei di fronte ad un bivio nella vita, se fare la cosa A o prendere la decisione B, la meditazione ti aiuta a ponderare meglio la decisione. Perché? Perché ti dà una visione obiettiva, al di fuori del coinvolgimento emotivo. Abbassando il livello di stress, il livello di ansia, abbassi anche il livello di paura e hai una consapevolezza maggiore attraverso la meditazione tutte le volte che ti si presenteranno delle possibilità diverse e dovrai fare una scelta. Punto numero 3. Guarda, sono in questo momento in un blackout totale,
Non so cosa fare della mia vita e quindi non ho proprio voglia e né tempo di meditare. La meditazione ti aiuta a creare. La meditazione è un atto creativo, ti serve anche a far arrivare nuove idee, a creare nuove idee, a visualizzare nuove possibilità, a vedere in poche parole quello che prima non riuscivi a vedere. Perché? Perché presa o preso da troppi impegni, troppe cose, sempre in corsa. Ecco, l'esempio della corsa è veramente rilevante. È un po' come correre in macchina e perdersi tutto il panorama. Ecco, attraverso la meditazione, anziché fare l'autostrada, farete un viaggio attraverso le stradine interne, quelle belle, in una bella giornata di sole, godendovi il panorama e avendo nuove ispirazioni, nuove idee. Punto numero 4. Non ce la faccio, non riesco a concentrarmi in questo periodo. È inutile dirlo, la meditazione è l'arte della concentrazione. Serve proprio a concentrarsi. Semplice, siccome la meditazione è faticosa, all'inizio è molto faticosa, non siamo abituati a stare in silenzio, fermi, magari con gli occhi chiusi per un tempo X. Questo proprio perché non abbiamo la capacità di concentrarci, di ritagliarci un tempo per noi stessi. Siamo continuamente bombardati da notifiche, WhatsApp, email, telefonate, pensieri. E la meditazione è proprio un esercizio di concentrazione. Ancora una volta sei di fronte a un pensiero limitante. Siccome non riesco a concentrarmi, non faccio quell'operazione che mi aiuterebbe a concentrarmi meglio. Di nuovo, ho così tanta fame che non mangio. È un pensiero completamente in contrasto. La meditazione serve a riavviare il cervello. Avete presente il computer quando è intasato? Quanti di voi non spengono mai il computer? Lo chiudono, lo lasciano in stand-by, lì, la mattina dopo lo riaprono e la sera dopo aver fatto 1000 operazioni, dopo aver lanciato 100.000 programmi, lo richiudono. A un certo punto il computer vi implora, vi chiede un riavvio. Il nostro cervello funziona allo stesso modo, ha bisogno ogni tanto di un riavvio, di uno spegni e accendi, come si dice. E quindi devo spegnerlo. E come lo spengo? Meditando. Meditando non necessariamente per un tempo lungo, ecco, questa è una prima difficoltà. Stare lì per un'ora, stare lì per 30 minuti, stare lì per 20 minuti, per 10 minuti, può essere molto difficoltoso. Però posso farlo per un tempo molto piccolo, per 2 minuti, per 1 minuto, per 3 minuti. L'importante, e qui è il consiglio d'oro, è farlo tutti i giorni. Se lo fate tutti i giorni, dopo un po' comincerete ad averne bisogno. Sarà un vostro momento che vi regalate e al quale non vorrete più rinunciare. E quei 3 minuti diventeranno 5, diventeranno 10, diventeranno 20, non vi peseranno più. Tra l'altro, come ti dicevo all'inizio, ci sono tante operazioni che svolgiamo che sono di per sé meditative. Passeggiare, correre, lavorare la pasta fatta in casa, recitare, cantare, fare yoga, sono quelle operazioni che ci permettono di staccarci dai vari impegni, dalla vita quotidiana che ci bombarda continuamente e di dedicarci a noi stessi e di non pensare a nulla, perché la meditazione è anche questo, la capacità di non pensare, di osservare i pensieri che arrivano senza lasciarsi coinvolgere emotivamente. E se c'è, mentre sono lì con gli occhi chiusi, un'emozione che sale, non la reprimo, la lascio esprimere
la lascio andare, ancora una volta, let it go, la lascio andare e osservo. È l'arte dell'osservare, l'arte dello stare nel qui e ora. Quale attività che svolgi ti capita di essere nel qui e ora, concentrata o concentrato completamente in quello che fai senza pensare ad altro? Se hai un'attività che hai individuato, quella è probabilmente un'attività di tipo meditativo. Se prendi quella qualità che hai in quel momento e riesci a portarla in quella posizione ad occhi chiusi, seduta per 2, per 3 minuti, per 5, per 10, starai già facendo meditazione. Come vedi, appartiene già alla nostra vita. Il mio invito è proprio questo, di non pensare alla meditazione come un qualcosa di completamente estraneo, trascendentale. No. Di pensarla come una attività che già svolgo e che posso svolgere meglio, un'attività alla quale io posso dedicare un tempo preciso della mia giornata tutti i giorni. Tutti i giorni è davvero importante, pochi minuti, ma tutti i giorni. E se farete questo per 30 giorni, per 60 giorni, davvero noterete come il vostro livello di stress magicamente comincia a scendere. Le vostre paure cominciano a scemare. Imparerete a gestire meglio le vostre reazioni, trasformandole in risposte. Avrete una capacità di discernimento, di scelta, molto più lucida e avrete nuove idee. I benefici della meditazione sono tantissimi, ci sono benefici anche a livello di salute, sono benefici che ti aiutano nella vita quotidiana. Le persone che non riescono a dormire, bene, allora provate a meditare prima di andare a letto, cioè a spegnere il cervello, e inserite questo nella vostra evening routine. Ma di questo te ne parlerò nel prossimo episodio, che sarà proprio intitolato così: Morning Routine, Evening Routine, cioè quelle operazioni che ti servono per andare a letto tranquilla o tranquillo e per svegliarti la mattina e cominciare la mattinata con il giusto mindset, con la giusta energia. Mi raccomando, seguite questo consiglio, cominciate subito, decidete di spegnere tutto per un minuto, fatelo per un minuto, chiudete gli occhi, concentratevi sulla vostra respirazione, osservate i pensieri che arrivano, non lasciatevi coinvolgere da tutto quello che può distrarvi e regalatevi del tempo per voi stessi. Grazie e ci vediamo al prossimo episodio. Parola di Life Coach. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore.